Ragazzuoli, benvenuti ragazzuoli da tutte le parti perché siamo un po' in tante parti perché stiamo provando su molti streaming bello. Biro Biro, non ti è piaciuto allora? <ride> allora ragazzuoli, come siete? Come state? Non ci vediamo da lunedì anche se è passato poco dall'ultima live perché da lunedì ad oggi sono praticamente tre giorni e oggi ci ascolteremo un po' di musica. Perché è uscito questo singolo di Carrie King? Ora facciamo un, pre un bel preambolo. Grande relax! Benvenuto, grandissimo! Facciamo, vi dicevo, un, un bel preambolo perché dobbiamo partire da dove, dove ci eravamo lasciati su Carrie King. Ma prima di farlo, ragazzoli, benvenuti sia da YouTube, sia da Twitch, sia da Instagram che da TikTok. Quindi siamo su quattro posti. Non so se vi piace. Questo multistreaming un po' sparso, ci dobbiamo concentrare su un posto. Quello che è più importante, allora, sentirete l'audio della musica nel miglior dei modi su Twitch al, al, sicuramente. Grande relax anche a te! Eh, e lo sentirete bene anche su Instagram. Quindi se volete ascoltare la musica con me perché non ci dovrebbero bloccare. Al momento siamo ancora in dubbio su TikTok e su YouTube lo sappiamo che non ve la posso mandare nella massima qualità perché YouTube si offende. Anzi, vedremo anche il videoclip e quindi vedremo come comportarci sempre su YouTube. Quindi, ragazzuoli, sieteci un po' dove vi viene meglio, ma l'esperienza migliore, secondo me, l'avrete su Twitch. Quindi fate voi. Con questi soliti link li trovate un po' ovunque, dipende da dove vi trovate. Quindi non vi preoccupate. Ascolto condiviso, le modalità ve le spiego al momento opportuno. Ma partiamo da, da dove ci eravamo lasciati l'ultima volta con Kerry King, vale a dire la Reunion degli Slayer. Non so quanti ci sono qua tra voi. Di fan che sono felici o comunque sia, diciamo, hanno pensato al discorso slayer e eh, ci hanno riflettuto in questo. Quanto è passato? Un mese forse? Da quando hanno annunciato la reunion, quella reunion con quel video: porca miseria! Sembrava tarocco al massimo. E ci ho sperato fino all'ultimo che fosse effettivamente tarocco. E invece Tarocco no, non era. E che significa che ci dobbiamo tenere alla reunion degli, la reunion degli slayer. Tra l'altro so che molti di voi sono contenti. Bene, così. Molti invece la pensano abbastanza in linea con me. Che magari c'è qualcuno di voi che non si è mai trovato, ve lo spiego subito al volo. Secondo me, le modalità di un, della reunion sono state molto discutibili e sinceramente non la condivido. È una bella opportunità per chi non l'ha vista. ma Comunque, sono sempre un ibrido di Slayer, non esattamente puro per come me l'immagino io. Perché da quando non c'è più il buon anime, diciamo, non è stata più la stessa cosa. Poi, Carrie King si fa il suo gruppo solista. Manda praticamente a fanculo chiunque della sua ex band, e vabbè, il poche poi il chiunque è Tom Mariah perché è Lombardo fondamentalmente, anche se negli ultimi tempi non c'era Lombardo insieme al buon King negli Slayer, però praticamente manda a fanculo entrambi. E poi dopo qualche giorno succede che hanno annunciato Star Reunion. Io non lo so come la pensate, ma capite che le modalità sono state un po' così... E eh, per quanto uno può essere anche felice, ok, gli Slayer di qua e di là, però capite che insomma la cosa puzza da tutti i lati. Però Kerry King rilascia questo singolo, rilascia questo nuovo singolo, e eh, comunque sia il progetto solista di King io lo vorrei continuare a seguire a prescindere dagli Slayer. Non seguirò quello che faranno gli Slayer, nel senso ne parleremo magari ma non mi interessa, eh, né se faranno nuovi album, niente, quindi quelle cose non le passeremo sicuramente sul canale. E... Eh, però di Kerry King solista sì, perché per quanto Kerry King è un bel personaggio, perché sicuramente le scelte discutibili sono sue. però almeno se si presenta da solista, da solista può dire e fare quello che vuole senza, senza, senza problemi praticamente. Dal mio punto di vista, chiaramente. Poi a ognuno sta a, a ognuno decidere se più o meno vi, vi piace la situazione, questo è come la penso io su, su Buon King e su tutto questo casino che stanno facendo con Iron Maiden. Poi Iron Maiden, so perché ho detto Iron Maiden perché stavo prendendo questa, con gli Slayer comunque ragazzi alla salute, stasera sto assaggiando l'altra birra degli Iron Maiden per questo mi è uscito Iron Maiden e, e vi devo dire questa è forse la più scura anche se no c'era quella scura e ce n'era un'altra, la Fear of the Dark questa invece è la, la, la Red and Dark una cosa del genere, ora non me lo ricordo, la bottiglia l'ho lasciata all'altra stanza, e, non lo so, interessante ma non è una delle mie birre preferite a livello di gusto comunque alla salute ragazzoli se ci siete una birra per, per eh, portare avanti la serata ci può stare. Allora, ascolto condiviso perché ora ci ascolteremo questo singolo. Così ci facciamo due chiacchiere per capire cosa ha fatto. Il brano è il terzo dell'album. Mentre Idol Hands, che, avemo, che avevamo ascoltato l'ultima volta, è stato il primo che ha pubblicato il, finora l'ultimo. Ora diventa il penultimo. Idol Hands è la quarta. Quindi, questo è il brano prima di Idolens. Sapete, mi piace anche capire come i brani si distribuiscono all'interno del, del disco. Perché è un. Diciamo, è un qualcosa che ho, a cui ho sempre pensato: il modo come tu metti il brano nel disco è importante. Per esempio, le metallica che mettevano la ballata alla quarta traccia, per dirne una. E tutte queste dinamiche che il, il primo brano di solito ha un certo tipo di senso eccetera eccetera questo non sarà un concept anche se i temi di King bene o male sono sempre quelli e quindi è meno importante effettivamente dare un senso logico al susseguirsi dei brani però la posizione dei brani l'ascolto quando si ascolta un album quindi che, che si fa? Si comincia a ascoltare un album si, come si faceva che ormai lo streaming diciamo ha rovinato un po' questa situazione che però noi sul canale tenderemo a, a portare avanti quella di ascoltare gli album nella loro interezza. e Quindi dare anche un peso a un brano, anche in base alla posizione dove si trova. Perché se un brano lo metti all'inizio, se un brano lo metti alla fine, ti cambia il mondo. Lo stesso brano. Ci Sono brani più adatti a un inizio, ci sono più brani che ti portano, ti accompagnano verso quello che sta per accadere dopo. Non per forza in un, co in un concept, ma anche in generale. Quindi non so come la pensate. Dodman, grande, benvenuto. Eh, e quindi. Sapere che questa traccia è la terza prima di Idolenza è importante perché magari dopo anche Idolenza ce l'ascoltiamo e ce l'ascoltiamo anche in conseguenza di questo brano. Proprio dobbiamo fare un ascolto che sia il più giusto possibile come, lo voglie, come ce lo vuole proporre l'autore. In questo caso, Carrie King. Questa è una cosa a cui tengo abbastanza. E se mi seguite lo sapete, soprattutto nelle recensioni, con le analisi dei brani, del susseguirsi dei brani. Sono cose importanti. Quindi ce le portiamo avanti. Allora, ascolto condiviso. Vi dicevo, sentirete la musica al meglio tra. Twitch e Instagram. Mentre TikTok e YouTube avete un po' di, di distorsione per evitare che la blocchino. Avete tutti i link, quindi. Allora, il brano è Il Residio. C'è anche il videoclip, come vi dicevo. Allora, aspettate, intanto che però ci mettiamo in postazione di ascolto, così cominciamo a parlare un po' sul, sul buon Curry King. L'album From My Light Rise ne abbiamo parlato. Nel caso, recuperatevi tutte quelle discussioni che ci siamo già fatte. Allora, io parto da un sondaggio che vi ho messo su YouTube. Quindi, qualcuno di voi avrà già risposto. Voglio vedere un po' che situazione abbiamo. Perché Biro Biro dice che non gli è piaciuto. Io ancora non l'ho ascoltato. Poi non so se magari qualcuno di voi lo sta ascoltando la prima volta qua con me. Allora, ok. Qualcuno di voi ha già votato. Non, non so i voti perché non mi, non mi farò indirizzare da quello che pensate voi. Quindi andrei, andiamo di, di neutro. Allora, ragazzi, siate con me. Cambio le cuffie perché sapete che l'ascolto di reaction o comunque l'ascolto condiviso lo fa. Proprio per sentire al meglio tutta la situazione. Ok. Allora, se siete pronti con me, potete anche comunque mettervi la musica in parallelo se avete dei servizi di streaming, se avete il CD, in questo caso no, però in generale se avete un CD, se esiste un CD, quando ascolteremo altre cose, potete fare col CD, col vinile, con quello che volete. Io vi lancio il 3. La live chiaramente ritornerà domani in versione cut. Per chi oggi non la può seguire con me, vedrà tutta la reaction in, in differita. E allora partiamo 4 minuti e 38, quindi neanche lunghissima, una durata abbastanza. Negli standard, anche se ormai gli standard, meno nel mainstream, si sono abbassati. Ma sullo standard più estremo, dai, sul 4 ci sta. Allora, ragazzuoli pronti? 1, aspettate, 2, 3, vai. Vabbè, ok, gli Slayer al solito, <ride> ma non mi aspettavo nulla di diverso. È bella sta cosa della chitarra, È in linea con gli ultimi Slayer, grande Calogero. Sì, è praticamente un brano degli slayer. Ultimi slayer, chiaramente. La voce è molto in linea. Però su Riff mi piace. Che non è nulla di che, giusto? Dico però. Sì, diciamo che non è nulla di trascendentale, mettiamolo così. C'è cioè, nulla che non abbiamo già sentito. Però la voce a me piace. Cioè, la voce c'è. È molto in linea con gli slayer di God a Soul. O sì, qualcosa di quel tipo. Anche degli ultimissimi, chiaramente. Però vi devo dire due cose, ma ve le dico dopo. Allora, sentiamo l'assolo. In teoria è King negli assoli, dovrebbe essere sempre lui. Anche se l'ha fatto abbastanza melodico per essere King. Ecco, ora sta degenerando. Anche se non tantissimo. Ah, allora, ricordate Catatonic? Stessa cosa? Esatto. Esatto. Esattamente. Catatonic, se non sbaglio, io era Christ Illusion. Eh sì, è lo stile Slayer lento. Quello che hanno avuto dal 2000 in poi. Su certi brani. Anche il suono, il sound, mi sa molto simile a quello a livello di produzione. Se... Ciao Andrea. Grande. Ok. Ok, ok. Per me è chiaro. Anche se sta cosa c'è di chitarra sotto mi piace. Però ripeto, ora, ora vi dico due cose. Allora, ora parte... esatto. Edo Lenzo, ora ci arriviamo. Perché prima dobbiamo lavorare e riascoltare quella di prima. Allora, allora, allora. Mi è piaciuto l'inizio. Al netto del ritmo di batteria che è questo, vediamo. Proprio un po' Che è molto, sì, slayerosa. Sto riff qua è il basso. Questa è una cosa bella. Cioè, che è da intro, ci sta. Chiaro che le note, ci cioè, vale a dire proprio la, il riff di chitarra, quello che è. Nulla di che mi piace, sto, sto sto stoppato di chitarra. Mi piace la voce in generale, ma anche qua. Sta parte qua invece sono gli slayer eh, di quello che vi dicevo prima. E su sta parte, direi più ni. Grande Vince, grandissimo. Finalmente ti vedo scrivere, dopo una vita che mi dice che non potevi scrivere. Grande Vince. Eh, allora, dicevo, ha letto dell'intro che mi è piaciuto, poi quando parte questa parte qua invece mi, mi è saputo di, di solito. E quindi qua ci dobbiamo dividere. Cosa voglio io da Carrie King? Cosa mi aspetto io da Carrie King? Perché? Se io mi aspetto lo stile Slayer, è una replica fondamentalmente, un proseguo di quello. Allora va bene, cioè è una cosa che sinceramente suona. A livello il mio io nostalgico si è attivato, cioè sta, sta lavorando. Se però cercavo anche sempre quello stile, ma più innovativo e più particolare, ma vabbè, ma non in realtà neanche me l'aspetterei. Però se cercavo una cosa tipo oddio, wow, cosa sta facendo, bella sta cosa, mai sentita, no. Quindi la metterei più sul. Facciamo una cosa: ci cioè, ascoltiamo il video, ce cioè, la riascoltiamo guardandoci il videoclip, così vi vado di... dopo vi dico altre due cose. Però, il, su, il discorso è molto su questo. Distinguere il nostalgico dal, dal Da quello che poi è realmente. Allora, ragazzi di, di YouTube, il video io provo a lasciarlo, se fa storie, intervengo. Quindi, così e partiamo. Residue. Fatemi sempre sapere voi come la pensate. Non dimenticate a tutti i posti dove siamo. Allora, la voce rispettata di Dolenz tende a più a distinguersi dalla raya per quanto lo stile. La andiamo a finire. E sinceramente mi piace, la voce sì. Sulla voce avrei poco da. Eh, anche il video mi piace. Eh, poi Harry King gli mette quattro simbolismi a caso. Race do. In genere non mi dispiace, devo essere sincero. Cioè, nel senso, voglio le vibes degli Slayer, ma le prendo nei limiti di quello che possono essere le vibes degli Slayer oggi. Ok, allo zio TikTok non gli è piaciuto far vedere il video. Buona sapersi. Ah, comunque la solo non lo spunta King che lo fa. Però sapevo che i studio l'aveva registrato tutti lui. Per quanto lo dicevo era troppo strano a livello di... Delle sonorità. Ok, quello di King è questo. Ovviamente direi. Dal sound si poteva intuire. Grande Stefano, vero è sta cosa? KK King, KK Downing. Vabbè dai, si lascia ascoltare. Non la scatterei... Scatterei totale. Anzi. Ok. Ok, allora cominciamo a levare un po' di... Di situazione. Allora torniamo qua così... Aspettate che altrimenti parte altro. Allora. Vediamo qua che è successo... Allora, vi dicevo... Nel totale a me non è dispiaciuto, mettiamola così... Non so come è andato il sondaggio... Aspettate, fatemi vedere... Che nel frattempo... Allora... Allora, sei voti, quindi... Però non mi fa vedere il risultato forse da qua... Ah, ok, siamo più sul sì che sul no... Eh, allora dai, non è dispiaciuto perché io ho letto al solito commenti un po' così e un po' così... Quindi... Dai... Allora, vi dico la mia... Secondo me il brano si lascia ascoltare... Nulla di, di, di... troppo particolare Nel senso è una replica Questo può essere la critica Che alla fine effettivamente non è che abbia tutta questa creatività a sto brano Perché ha dei ritmi cadenzati standard Ha solo, manca dirlo e... Mi è piaciuto l'intro col basso Però il basso fondamentalmente non fa più o meno Più o meno di quello che, che gli tocca fare La voce mi è piaciuta La voce è tanta tanta roba e... Basta, però dai, è un brano che nel, nella sua economia della situazione dove si trova, si lascia ascoltare. Alla fine. Allora, Stefano, ah, ti avevo ritirato il messaggio di prima, Non l'avevo letto comunque. Il discorso di KK esatto. Anche se ti dirò, King lo vedo molto più, più che ci sta nel KK, abbiamo ascoltato i KK's Priest, sinceramente, non lo so, mi aspettavo di più. Biro Biro, la voce è ottima, la canzone è Slayer. Non vedo però il senso di chiamarsi solo, co solo con King. C'è dietro un gruppo di artisti, ma l'avrei dato un altro nome. Mi pare molto egocentrico. Eh, bello, bello. Questa è una bella, bella discussione. E eh, perché ha dato il nome King? Perché chiaramente funziona. Nel senso che... Da eh, cominciamo dall'inizio. Dove eravamo rimasti. Eravamo rimasti che Kerry King e gli Slayer si erano separati. Quindi chiaro che... Non esistendo più gli Slayer il nome Kerry King è un nome caldo Cioè se esistono pure gli Slayer il nome Kerry King è caldo sì ma non, non quanto ci potremmo aspettare Ma solo il nome King, Kerry King ti attira tutti i fan degli Slayer fondamentalmente Perché dicono ok gli Slayer non esistono più se voglio vedere qualcosa di simile agli Slayer mi vado a vedere Kerry King Questa è la scelta Però sì la band è molto interessante ed effettivamente ci poteva anche essere un altro nome Però già che non si chiama Slayer per me Biro Biro va benissimo Va benissimo così, perché ci poteva essere il rischio che si chiamava Slayer. Certo, poi gli Slayer hanno fatto la reunion. E quindi, porca miseria, diciamo che la, la cosa è. l'hanno combinata dopo. Allora, ora facciamo una cosa. Ci ascoltiamo. Sono indeciso, ci ascoltiamo un'altra volta. Però stavolta voglio andare avanti con idolens. Sì, facciamo così: ci ascoltiamo sia questa che idolens di conseguenza. Così facciamo un ragionamento su idolens. E poi, se volete, facciamo una chiacchiera, però fondamentalmente ci siamo. Allora, fatemi partire qua lo so che ne siamo la terza volta però lo dobbiamo capire bene vai lì e la voce è il punto più bello di tutto il brano e mi è piaciuta più di idol Hands come voce stintro mi piace devo essere sincero che poi è eh, sound slayer o, o proprio riff slayer style stesse note proprio se prendiamo la chitarra la facciamo al volo ciao Alfonsi. ripeto la voce vedremo quando andranno live allora stefano ascoltalo con noi Fatemi sapere come vi suona. No lo so, io più l'ascolto più, più mi si lascia ascoltare, ripeto. È sta parte che non mi piace, ma perché non mi piaceva manco quando lo facevano gli Slayer, sto stile così. Anche se dipende. Perché qualche genialata così, tipo alla Christ Illusion, c'erano. Però belle. Mentre certe altre mi, non mi convincevano tanto. Però dipende. E sta parte mi sembrava anche la più banale. Comunque Bostoff batterista molto preciso Non so se ci sia post-produzione Però da quello che sento Mi piace Mi suona È proprio un passaggio alla Slayer identica. Quanto parla solo non è King Almeno nel video Non so in studio Ma dallo stile effettivamente lo dicevo che era un po' Più ragionato di King Nulla di che eh? Solito King è più impulsivo Che è ragionato Anche questa cosa è Catatonic Se vi andate a prendere Catatonic degli Slayer è questa Anzi ora, ora la prendiamo Dopo, 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 la voglio prendere. Perché è il brano che mi ricorda più questo. Là è forse un po' più elaborato, ma... Ora ci arriviamo. Ora ci arriviamo perché questa è bella, effettivamente. Questo è King e siamo sicuri che sia lui nella chitarra. Sì, ripeto, la voce è, è ottima. Dal vivo vedremo. Perché là tutto si vedrà. Vi ricordate l'intervista che fece King dove diceva... Ma tu ce la fai a cantare così anche dal vivo? E lui gli ha detto sì. O se chiede? Vedremo. Ok, ora parte Do Lens, così come la ascolteremo nell'album. Vale a dire, dopo Residio. Daniel, perfetto, mi hai risposto a proprio quello che dicevo io ora, appena ora. Allora, Daniel dice: nel 2018 ho avuto la fortuna di ascoltare i Dead Angel live. E so se ha mantenuto la stessa potenza canora di allora, e live questa band farà assolutamente paura. Grande. Me lo auguro. Perché segeta mi sta piacendo tantissimo in, in King. E anche, vabbè, nei Dead Angel, senza dubbio. Alfonso, tutto a posto? Tu come stai? E ben trovato, benvenuto no perché già mi pare lunedì ceri. Quindi bentornato. Allora, l'intro di Residio mi piace di più di Idolens. Anche se la parte più cresciuta di Idolens mi piace di più. Rispetto al ritmo cadenzato e lento, tra virgolette, di, di Residio Allora, qua la voce effettivamente però va, va più. più complessa da cantare questa. Però mi è piaciuta più nell'altra. Grande Alfonso, esatto, mi ricordavo. Grande. Più che altro Stefano, stanno uscendo di tanti dischi oltre che belli. Alcuni sono belli, alcuni meno, ma in generale stanno uscendo tanti dischi nel 2024. Ci cioè siamo ad aprile. E, e Già ne sono usciti interessanti. Sì, è un 2024. Ma ci sono anche tanti concerti in giro nel 2024. Infatti molti sono per gli ACDC, tanti sono per i Metallica, tanti per Carrie King. Mh, tantissimi. E non solo, perché ognuno di voi mi ha raccontato di concerti di ogni tipo. Grande Alfonsi. Allora, comunque due brani diversi tra loro. Questo non me lo ascoltavo da un po', infatti sto tentando di rimembrare un po di, dagli un po' di contesto. Allora, intanto rifaccio se me lo fa fare, non me lo fa fare. Dopo voglio mettere Catatonic perché vi faccio ascoltare quello che voglio dire. Ok, TikTok l'ho riattivato che poco fa non gli piaceva il video. Eh, comunque tutti e entrambi i brani sono in modo diverso, in linea con eh, gli ultimi slayer. Ok. Ok, ok. Allora, ragazzi, per me è chiaro, diciamo in generale la linea è quella. Ora datemi tempo che vi cerco Catatonic. Così vi faccio sentire quello che vi dicevo. Allora, memorizzate sta parte intanto. Aspettate, questa. Memorizzate che ora, che ora vi dico io cosa vi devo far ascoltare. E poi mi dite. Dovrebbe essere qua. Aspettate che arriva. Ora non è uguale, ma il principio è lo stesso. Questi sono gli Slayer. Alfonso, ti piace il buon King? Allora, non so se l'avete l'avete. So, il problema è che non vi posso fare il cambio veloce, altrimenti ve la farei subito. Questa è il residio, quella nuova. Si ferma. Ora carica e parte. Anzi, non carica, ma parte. Vabbè. Comunque segeta mi piace abbastanza, Daniel. Perché mi piace tanto come cantante in generale. E lì dentro ci sta la grandissima. Cioè, se riesce a, ad essere all'altezza della cosa, ci sta tanto. Stefano, questi pezzi ammazzano fisicamente. Questi pezzi mi ammazzano fisicamente, ma anche psicologicamente, devo aggiungere. Grande Stefano, però ti sei fatto gli anni migliori. Perché ora siamo in decadenza da quel punto di vista. Su, sulle band storiche, chiaramente. Le nuove leve, le novità ci auguriamo possano essere all'altezza. Il problema è che nascono in un mondo che non è all'altezza. Non sono loro. Va bene, allora, io vi abbasso qua. Così ve la metto bassa. Allora, come, siamo? come, come vi è sembrato questo brano? Avete votato tutti? Su YouTube avevo il sondaggio. Se non avete votato scrivetelo in chat. Cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo singolo di Carry King? Sì o no? Che io intanto vado a cercare il sondaggio che abbiamo messo su YouTube e vediamo a che punto siamo. Allora, da YouTube... No, qua non me lo fa vedere. Mi fa vedere 8 voti, ma non mi fa vedere il risultato. eh 88% degli 8 che avete votato vi è piaciuta. Quindi, insomma, dai. Eh, eh, allora, perché vi dico questo? Perché ho letto in giro commenti un po'... E non lo so, eh, però questo... Anzi, alcuni addirittura ho addirittura letto non mi piace la voce. Io sta cosa non la condivido per niente perché la voce è, è di livello. Ma in generale io sono sul sì. Alla fine mi, più che mi è piaciuta non mi è dispiaciuta si lascia ascoltare va bene se cerco quel suono quel sound me l'ascolto altrimenti niente molti richiami agli Slayer ma non mi aspettavo nulla di diverso quindi in generale per me il brano è promosso va bene esattamente quello che doveva essere allora ragazzi, vi chiudo il sondaggio dai quello di YouTube Daniel allora eh, Death Angel Annilator e Testament allora Daniel dice così ve lo condivido magari perché la chat in realtà sui verticali la, la, vedete, la vedete ve l'ho lasciata che ci sta un formato molto più... Perché alla fine vi devo anche mettere poi il video, quindi la chat non c'entra. Però Daniel, questo lo mettiamo qua così lo leggono tutti. Dai. Live on mostro, quel concerto mi è piaciuto tantissimo. E che anno? Che anno è stato? Peccato che non erano, non erano headliner, ma solo band di supporto. The Tango, Annihilator e Testament. Questa, eh, presumo, erano i Testament headliner, può essere? Che ora c'è il concerto headliner con Eva eh, Bedliner. Testament, eh, non so lì eh, chi è l'headliner effettivamente. Testament Anthrax Creator. Che sarà un'altra un bella cosa interessante Per chi può Se non sbaglio in Italia a dicembre La Devo recuperare questa cosa che l'avevo vista qualche tempo fa E eh, Devo andare a recuperare i, I dettagli della notizia Non come la ricordo giusto Comunque ragazzi l'ho chiuso forse Sì aspetto che ne escano i risultati Anche se l'abbiamo visto 38% quindi il 12% no Non vi ho messo non l'avete ascoltato Stavolta perché volevo che l'ascoltavate con me Chi non c'era Non, non l'aveva già ascoltata prima dentro ma le vuole far vedere i risultati comunque quelli sono i risultati me li prendo per buono Alfonso penso gli è piaciuto Birobino non gli era piaciuto però mi ha spiegato anche perché effettivamente alla fine è anche abbastanza condivisibile la storia sono d'accordo il discorso è quello quindi vai tranquillo Dodman non so se ci siete ancora Andrea avete, avete votato? forse sì penso tanto non mi è mercato, non mi escono i risultati e comunque il sondaggio alla fine è anonimo quindi non so Testament e The Liner ma tra i tre quella che mi è piaciuta di meno voce cioè Jack Billy praticamente non si sentiva Ah, peccato, perché... E ti posso chiedere in Italia? Cioè dove è successo sto disastro? Anche se mi aspetto sì in Italia, perché queste cose tipicamente accadono in Italia. Anche se all'estero, vabbè, può capitare, giusto. Che peccato però quando tipo non riescono a configurare bene tutta questa storia, un po' dispiace, perché giustamente uno paga per andare a vedere i concerti e poi si deve trovare una voce che non si sentiva, a meno che non so se era magari Chuck, che non era informissimo. Andrea ti è piaciuto? Eh, vedi, anche a me sono, siamo abbastanza in linea. Nel sondaggio si è sfangolato: nel senso che non mi ha dato i risultati. Meno male che li avevo letti appena in tempo. Prima o poi arriveranno. Esattamente, niente di speciale, ma alla fine non dispiace. Sì, Andrea, esattamente, mi trovo in linea. Vero, Andrea, va molto sul sicuro. Questo è bel, un bel punto di vista perché. Ma in fondo non mi aspettavo nulla di diverso. È chiaro che King sa fare quello. E lo stesso discorso, effettivamente che giustamente richiamava anche Stefano poco fa. Come che chei. Okay. Eh, vede vedete Dickinson? Bravo Stefano, hai detto una cosa sacrosanta. Mentre ci ascoltiamo un po' gli annihilator di sottofondo, questo è un bel discorso. Dickinson è da apprezzare tantissimo, è la cosa che mi ha fatto salire di tanto. Il punteggio su Dickinson che ha non solo rischiato, ma è andato proprio fuori da tutti gli schemi che di solito lui ha di comfort negli Iron Maiden. E soprattutto si è. l'ha fatto bene, secondo me. King invece no. Ascoltata più volte, non dispiace. Sono gli Slayer, voce splendida, esatto. Biro Biro è quello. Non dispiace, non siamo al wow, è il brano della vita, me lo ascolterei 50 volte. Però ci stava a riascoltarlo più volte perché dovevo entrare in testa meglio. Riguardo la tua band, vecchia, non sapevo aver suonato canzoni di Sepoltura, è rata matta, esatto, 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 hai cercato quindi qualcosa. Qualche volta approfondiamo il discorso. Devo cercarti, te l'avevo detto l'altra volta, Simo, quei video. Così, posta volta te li faccio vedere, quelli non li abbiamo mai pubblicati. Simo, per ricordarti il nome della mia band, devi ricordarti Ipantera. Domination e poi gli metti damned, perché Domination viene da là. Però vabbè, quando te lo scordi screamy che te lo ridico, non ti preoccupare. Figurati. Allora, ragazzuole, ovviamente per contestualizzarvi ho quattro chat aperte, quindi vi leggo da dove vi trovate, perché c'è YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. Va bene, ragazzuole, allora, vi passo un altro po' la musica e torniamo così. Allora Così torniamo, non voglio andare fuori tema. Vi ricordo che per fare la live fuori tema, ci rivedremo sicuro il 22 aprile. A parte che vi devo ancora dare il link perché non ho avuto tempo di prepararla alla playlist dedicata della live di lunedì scorso. Quella di lunedì prossimo, vedo se la posso organizzare più velocemente. Come cosa, e allora vi dicevo, per mandarmi i brani, li potete mandare o su Telegram. O su, sotto i commenti del video dedicato al lunedì chatting, che al momento c'è uno short, e un video non in elenco che magari vi, vi metto pubblico. Li potete mandare quando io farò il post qualche giorno prima o un giorno prima della live. Potete linkare tutti. Chiaramente, al momento ho accumulato un sacco di brani già dall'altra volta, più quelli che avete detto oggi. Quindi andranno tutti in divenire perché la lunedì l'ascolto lo faremo ogni lunedì, tipicamente ogni 15 giorni. Poi può succedere, qualche volta ne facciamo di più, qualche volta ne facciamo di meno. Dipende. Poi magari può scappare che qualche serata, vedo che abbiamo un sacco di, di brani da ascoltare, ma non solo brani, potete mandare anche argomenti da trattare. Infatti qualcuno di voi me l'ha mandato, eh, argomenti interessanti da, da discuterci, da farci chiacchiera. Eh, mi sono abbonato, grande, grande, non mi è spuntato che ti sei abbonato, non mi è spuntato l'avviso, là grandissimo, grande, ti ringrazio, grande, grande. Non, non mi è spuntato, o meglio, magari mi è spuntato ed ero con la testa... O ti sei abbonato mentre io non ero live? Perché qua tra le tra il feed, sto contando il feed, magari non mi spunto. Però, grande, 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 io ti ringrazio, ragazzi. Ricordatevi che se avete Amazon Prime, quindi già avete l'abbonamento per i fatti vostri. Potete fare l'abbonamento gratuito tramite Twitch. Quindi, se volete, ora ora, ora ora, ora ora. Abbonato da quattro mesi, giusto? Mi spunta. Grande Matteo, grande, io ti ringrazio enormemente. Grandissimo. È un piacere. E allora di conseguenza, mandami un brano da mettere in playlist perché il minimo che posso fare è metterti un brano in playlist. Così che al lunedì chatting te lo, te lo passo. Effettivamente, potremmo un po' distinguere dalla, dalla reaction all'ascolto, nel senso del, del giorno della, del live, perché il giorno del live è del lunedì chatting. Ci mettiamo a chiacchierare e a volte l'ascolto diventa più di sottofondo, anche se mi dispiace, a volte ci voglio dare più attenzione va bene allora ragazzuoli vi dicevo ci vedremo se tutto va bene già domani probabilmente conto toco così ci facciamo una chiacchiera parliamo un po' di musica e di, di un po' di cose che stanno succedendo nella musica prima avrò qualche giorno di questi vi devo raccontare una cosa che sta succedendo che è Whatsapp the maximum hormone questa me la segno la mettiamo in lista Matteo e vi dicevo devo raccontare cose che stanno succedendo in questi giorni sempre musicalmente parlando ma vedremo come e quando domenica a sto punto sto pensando che avrei delle cose da fare ma domenica vi arriva il nuovo video con una band che dovete ascoltare assolutamente arriverà una recensione questa la troverete su, su youtube penso al solito alle 6 domenica perché domani finisco il montaggio quindi domani probabilmente ci vediamo sia in live che devo finire questa cosa lunedì non credo ci sarà la chat ma magari sì ma no, noi l'appuntamento io ve lo do per il 22, poi se mi spunta e riesco a trovare lo spiraglio vi dico ragazzuoli partiamo, al solito seguitemi su Instagram che con le storie, là vi avviso subito, o su Telegram che vi metto i post. A volte anche la community di YouTube uso, quindi in qualche modo vi comunico, però Instagram è più immediato, quindi nel caso siateci là, eh, basta che cercate vincenzomaretta.com slash links, per chi non c'è avete tutti i link 3, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch... Eccetera 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 E quindi mi potete trovare un po' da tutte le parti Poi se siete anche videogiocatori c'è il canale gaming Quindi nel caso potete venire in Marretta Gaming Che ogni tanto ci facciamo una partita E <ride> Grande Matteo sa so benedica e... e basta per il resto speriamo di vederci domani Così ci facciamo una bella chiacchiera di musica Che dei argomenti interessanti ne abbiamo Andrea Temple, temple of Eight degli Young, me la segno pure Al solito potete mandarle quando e come volete I brani io li metto tutti là Quindi chi prima arriva prima passerà eh, e se volete che il brano sia anche una reaction, mettetelo, ditemelo, che la facciamo a modo di reaction. Mentre per gli altri magari sarà anche una reaction, ma, ma molto più snella. E se avete anche video da videoclip, anche se ho visto che piacciono solo a Twitch i video, e eh, sì, a Instagram un po'. Perché TikTok blocca i video, eh, parlo delle live con le reaction ai video. Eh, YouTube le blocca pure, quindi troveremo le scamotage, non mi preoccupate. Però va bene. Allora ragazzi, ci vediamo domani, vi faccio sapere l'orario, quindi siateci. Eh, per il resto, grande Matteo, Andrea, Simo, tutti quelli che siete passati stasera, Stefano, eh, Dodman, Andrea, Daniel, non mi ricordo chi altri c'era, comunque ragazzi, tutti quelli che siete passati stasera è stato un piacere. Domani questa live vi ritorno in versione cutted. Non so se togliere questa parte off topic perché la live sarà dedicata a Kerry King. I brani in lista li ho messi. Quindi ragazzi, ci vediamo domani. Vi faccio sapere sempre come e quando saremo sempre un po' ovunque. Buonanotte ragazzi!